Ciao raga, benvenuti sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, oggi ne approfitto del mio sfondo natalizio per rispondere ad alcune domande sui capelli ricci e altro, principalmente sui capelli ricci, però ho visto che avete fatto anche qualche domandina sulla mia vita privata. Allora, sapete che su Instagram, se non lo sapete, ve lo dico. Vi lascio quasi sempre la box delle domande, solitamente il martedì rispondo su Instagram, però ultimamente, visto che molti non hanno Instagram, ne approfitto, per rispondere alle vostre domande e lo faccio qui su YouTube, dove c'è una possibilità di più ampia veduta per tutti. Spero vi faccia piacere. Allora, io ho già preso tutte le domande, sono veramente tantissime, ho scelto, diciamo, quelle più, come dire, non comuni, però quelle che si ripetevano più spesso. Spero di aiutarvi, di darvi qualche consiglio in più. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, se volete seguitemi anche su Instagram. Detto questo, iniziamo subito. Allora, oggi è 13 dicembre, quindi casella numero 13. La cercherò. 24. Solitamente queste stanno sempre all'ultimo. Numero 13. Ah, eccolo, car respecting conditioner, appreciation point. Quindi ho lo shampoo e il balsamo uguale. Sto leggendo la mia solita fortuna che a volte invece del balsamo mettevano il gel, invece a me mi hanno messo sempre il conditioner piuttosto che il balsamo. Speriamo esca anche qualcosa di styling. Allora, iniziamo subito, le ho qui, le ho prese. Allora, iniziamo con una domanda molto semplice per introduzione e poi andiamo nel profondo. Questa però viene fatta spesso. Siete molto curiose? Allora, Martina Nicoletti mi chiede quanti anni hai? Allora, so che io sono troppo giovane, sembro troppo piccola, però diciamo che a gennaio, quindi tra poco, compirò 27 anni, però non me lo dire perché io mi sento una ventenne, quindi ok. Allora, Fede e Eru, dove portare la riga con i capelli ricci? Allora, io non la porto perché non la amo, però mi piacciono tante ragazze con i ricci con la riga. Però principalmente mi piacciono quelle che hanno i capelli a parte leggermente più ricci, tipo come quelli di mia sorella, ma poi che devono essere molto scalati. Mi piace la fila al centro con dei bei ricci scalati e gonfi. Quello è il mio sogno, che però non penso non avverrà mai perché la mia tipologia di riccio non è proprio così voluminosa, anche se cerco in tutti i modi di farla, però non c'è, diciamo, un modo su cui portare non c'è un modo di portare la riga. Puoi portarla come vuoi. Io personalmente non la porto perché sposto i capelli a destra e a sinistra e con la riga sono orribile, quindi non la porto. Allora, cosa Betty Tam, Betty.tam, cosa pensi del taglio capelli con la luna crescente? Ci credi? Boh, non ne ho mai sentito parlare, però ti dico la verità, su queste cose sono molto scettica, non ci credo, io sono per le cose scientifiche. Allora, Chiara Amatruda, spero ho letto bene perché l'avevo cerchiato, quindi. I capelli in transizione devono essere brutti o ci sono casi in cui il riccio è già bello
da subito. Allora, se il riccio è già bello da subito, che fortuna direi, però a volte sono tante cose che incidono. Ti rispondo subito alla domanda: non devono per forza essere brutti, è nella maggior parte dei casi che lo sono. Poi c'è chi viene prima, a chi viene dopo la transizione, a chi non viene mai, perché magari già nel corso del tempo ha utilizzato prodotti non troppo siliconici. Io ci ho messo un bel po' di tempo perché i prodotti che utilizzavo io erano pieni di siliconi. Poi magari all'inizio uno sbaglia un prodotto, pensa di utilizzare un prodotto adatto, invece non è adatto, fai un final wash, quindi diciamo per questo comunque poi la transizione va un po' più lenta. Però comunque soprattutto all'inizio, per tutte quelle nozioni che ci sono da capire, poi una volta entrata nel giro si fa veloce, però comunque non è detto che a tutti devono venire i capelli brutti, anzi meglio così. Allora, come faccio? Marta Antonioli, come faccio a dare più definizione alle ciocche davanti che tendono sempre a lisciarsi? Allora, ti consiglio di utilizzare un bel po' di gel, perché il gel solitamente crea questo cast, che è l'effetto bagnato, e anche se hai i capelli, come dire, lisci, mettendoci un bel po' di gel a capelli bagnati e facendo tanto scrunch, fidati che quelle ciocche lisce si arricceranno. Poi, come dire, impegnati un po' di più su quella parte. Allora, continuiamo. Valu 99, che Denman usi? Allora, io utilizzo la Denman a 7 file. So che molti prendono quella a 9 file, ma poi comunque la riducono a 2, quindi io ho preferito prendere direttamente quella a 7, mi trovo bene e ti dico la verità, non so neanche quale sia questa grande differenza. Allora, Rose, non lo so se è all'italiano o all'inglese. I tuoi capelli sono scalati, ti adoro comunque, grazie, anche io ti adoro, anche io vi adoro tutte. Allora, i miei capelli sono scalati, sì, sono scalati diciamo sulle lunghezze, e poi io ho fatto un taglio da sola, aiutata da mia sorella, ormai mi taglio i capelli sempre da sola. Ti lascio il link nell'info box del taglio che faccio io ed è veramente veramente semplicissimo. E poi magari lo ripeterò perché ogni tot vi lavo i capelli e magari ve lo spiego anche meglio. Allora, Jessica trattino basso Caserta. Jess, quando fai lo shampoo fai uno o due lavaggi prima di passare al balsamo? Allora, io faccio un solo lavaggio, cioè una sola passata di shampoo. E ci sto un po' di tempo, quindi massaggio per bene, però una sola lavata. Una sola passata ultimamente proprio. Allora, Sephora di Lecce, mi ricordo di te perché mi scrivi sempre, ti saluto. Allora, prodotti styling con proteine a parte il gel di Near. Allora, anche io volevo comprare questo gel perché è un gel che si trova diciamo all'Eurospin e è molto economico e contiene le proteine, però a quanto ho letto è molto sa molto di uomo, e solitamente a me questi prodotti che sanno di uomo, non perché io abbia qualcosa contro gli uomini, però i prodotti con quell'odore non mi piacciono. Allora, c'è la linea biologica, quella di Biopoint, quella verde scuro, c'è la crema per i ricci che è quella col dosatore, in effetti anche la maschera, sempre il Biopoint verde è con le proteine, ma tu mi hai chiesto un prodotto per lo styling. Ah, c'è la linea di Noah, scritto con l'H finale, che è una linea da supermercato, però si trova tipo da Tigotà. E nelle mie zone non c'è purtroppo, e so che si può comprare anche online se non sbaglio, però quella ha le proteine e sono prodotti comunque molto validi, peccato che da queste parti non ci sia. Qual è secondo te il miglior prodotto per lo styling? Il gel. Il gel perché è adatto a tutti
Se avete i capelli sottili è adatto il gel, se avete i capelli doppi è adatto il gel abbinato a qualche altra cosa, quindi per me il gel è anche un prodotto universale. Se proprio vuoi sapere, il mio gel è il gel di As I Am, però devo dire la verità, mi piace, però vorrei cambiare per trovare altro. Allora, questa domanda me l'aveva fatta Graziella RCC, poi mi dimentico di leggere i nomi. Allora, Ale Torto, cosa ne pensi di chi ha i capelli ricci e vuole fare la permanente per renderli più ricci e definiti? Permanente, ho letto bene? Chi vuole fare la permanente è abolita da questo gruppo. No, a parte gli scherzi, perché rovinarti i capelli? Se hai già i capelli ricci e hai già una buona base, o se magari sono rovinati, prova con il metodo, prova con il Curly Girl Method. Considera che i miei capelli erano molto, 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 molto più lisci rispetto ad ora. Quindi non ti azzardare a fare la permanente. Purtroppo una mia amica l'ha fatta prima di iniziare il metodo e ci vuole ancora più tempo, perché quello è un trattamento chimico molto molto invasivo. Però devo dire che lei dopo la permanente si sta riprendendo ed è sempre meglio senza permanente che con la permanente. Assicurato, quindi togli questo pensiero. Allora, Roxy66, anche lei me la ricordo sempre, un bacione anche a te, mando baci a tutte, però ci sono alcune persone che me le ricordo proprio. I capelli li asciughi col diffusore fino alla fine o li punti coi becchi quando sono ancora un po' umidi? No, allora io li asciugo fino all'ultimo, perché sapete, sono anziana, quindi per quanto riguarda la cervicale già ho problemi durante la posa della maschera, quindi io tendo ad asciugarli fino all'ultimo. In estate magari leggermente li lascio umidi o magari lascio l'effetto bagnato, che dopo un po' si toglie, però no, non, con i becchi non li ho mai asciugati, devo dire la verità. Allora, Vale Preve, da un po' i miei capelli dalla nuca e sopra la testa sono piatti e flosci, dalle orecchie in giù bellissimi. Perché non fai un bel taglio scalato? Prova a alleggerire un po' i capelli. Prova a fare lo styling a testa in giù. E prova con un prodotto un po' più leggero. Togli, che ne so, non lo so, se stai utilizzando una maschera troppo corposa, una crema troppo corposa, togli queste cose e cerca di introdurre un qualcosa di leggero, all'aloe, al latte, un qualcosa di, come dire, vegetale. Allora, meglio dormire, Baby Betty, meglio dormire con una coda alta ad ananas o capelli sciolti? Ho letto pareri diversi. Allora, parli con una che è arrivata la sera, non se ne frega niente. Quindi io a volte faccio un ananas, quando i capelli più sporchi li leggo con una coda, ma devo dire la verità, non ci penso minimamente. So che comunque c'è il, lo dico sempre, la federa in raso e tutto, è ottima perché io l'ho provata e devo dire che i capelli veramente non si increspano, però io personalmente non mi trovo a dormire, sarà una questione di abitudine, ma io scivolo da quella federa e quindi piuttosto che non dormire, avere dei capelli pazzeschi, preferisco avere i capelli pazzeschi il giorno dopo facendo un bel refresh. Quindi su questo non ti so dire. Allora, Lucia De Buono, anche lei la saluto tantissimo, mi scrive sempre. Nel Curly Girl Method, la temperatura dell'acqua quando si lavano i capelli come deve essere? Allora, io direi, a parte, a prescindere dal metodo, io direi a temperatura media. Né troppo calda né troppo fredda, io spesso faccio l'errore di metterla troppo calda perché io faccio anche la doccia caldissima. E però direi temperatura media è l'ideale. Poi alla fine, se vuoi fare proprio la sciccheria, quando hai finito di fare lo shampoo e se sei giovane e se non soffri di cervicale, con una bella acqua fresca, fredda, vai a sciacquare i capelli all'ultimo, così vai a chiudere tutte diciamo le squame del capello. Io l'ho fatto una volta e non farò più. Allora,
Chiari Galli 98, per i capelli secchi che styling consiglieresti? Allora, per i capelli secchi io più che altro penserei, piuttosto che allo styling, penserei al prima dello styling, quindi penserei ad una bellissima maschera idratante. Quindi fai tante maschere, tanti impacchi, perché prima di arrivare allo styling dobbiamo avere i capelli sani. Perché non otterrete un risultato bello, ad esempio con i prodotti che utilizzo io nella mia routine, se non avete i capelli sani. Quindi le prime cose da fare: tagliare tutte le parti dei capelli rovinate e idratare tantissimo i capelli. Poi dopo pensiamo allo styling, quindi pensa alle maschere e poi magari vediamo un po' come diciamo procedere per lo styling. Martina.cff, rimedi contro la caduta dei capelli, ne sto perdendo davvero tantissimi. Allora, mi trovo qui a fianco con delle erbette perché ho appena girato un video e io ti straconsiglio questo. Il fieno greco di Phytophyllos, che è un'erbetta, la fai come impacco, dopo un lavaggio molto diciamo delicato, quindi dopo uno shampoo molto delicato, ti fai questa erbetta e vedrai che risolvi quantomeno un po' la situazione. Poi comunque la caduta dei capelli è dovuta da tanti fattori, ultimamente anche io ne sto perdendo tantissimi, e potete perdere anche una grande quantità di capelli se ad esempio utilizzate troppe proteine e non avete bisogno. Questa è una piccola chicchetta che vi sto dando al momento, eh? Quindi prendete tutto quello che vi dico e ignoratelo. Sto scherzando. Allora, Michela.g, no, aspetta, Michelangela.g. Cosa è più efficace secondo te del Curly Girl Method, prodotti o tecniche? Tutte e due. Tutte e due, perché ti dico, ho utilizzato un periodo dei prodotti molto validi, però quando li applicavo non li sapevo applicare perché, non lo so, non li distribuivo in tutta la testa e quindi magari c'erano delle zone di capelli dove c'era una bellissima definizione, queste sono le mie ginocchia, una bellissima definizione e morbidi, setosi e quant'altro, nelle altre parti no, perché non li applicavo bene. Quindi è tutto un insieme e i risultati si ottengono incastrando. Considera un puzzle, devono andare bene tutti i pezzi per ottenere dei risultati pazzeschi. Purtroppo nei capelli ricci è così, quando un pezzo lo metti al contrario, un pezzo del puzzle lo metti al contrario, il risultato peggiora in un secondo. Allora, continuiamo. Roberta_chia, no, l'ho cerchiata, quindi non lo so. Roberta, ti saluto. Allora, anch'io soffro di cervicale, cosa prendi per alleviare un po' il problema? Allora, mi dispiace per te che anche tu soffra di cervicale, veramente è un incubo, soprattutto in questo periodo, ti capisco alla grande. Allora, io quello che faccio, visto che non mi sento di consigliarti dei medicinali, né tantomeno io più di tanto li utilizzo, tranne in situazioni dove non mi passa in alcun modo, le soluzioni sono due. Utilizzo una crema all'arnica, si chiama anche Artiglio del Diavolo, che è diciamo una crema con naturale, quindi senza medicinale, e faccio dei massaggi su tutto il collo, soprattutto nelle zone quelle critiche, un po' della schiena, qui sopra, qui dietro e quant'altro, lo sappiamo bene, e su quella parte lì si riscalda. Diciamo, questa crema fa sì che là per là si riscalda, quindi questo tiene un po' a bada il dolore, però deve essere comunque un dolore leggerino, non quelli potenti dove lì ci vuole proprio il medicinale. Poi un'altra cosa che faccio sempre per quanto riguarda il calore, perché è l'unica cosa che vedo, trovo beneficio, allora faccio una bella doccia calda, caldissima, quindi sul collo, sulla schiena e quant'altro, e poi applico
cerotto. Magari se vuoi scrivimi in privato su Instagram un cerotto che vendono in farmacia, che si applica, anche se quello non è un medicinale, si applica e trovo sollievo perché anche lì si riscalda. Quindi queste sono le due soluzioni che io ho optato per mantenere a bada senza medicinale. Però quando il dolore è fortissimo, purtroppo. Allora, voce vagante. Come si aggiustano i capelli del secondo giorno dopo il lavaggio? Pettine no, gel? Con un bel refresh. Trovi sul mio canale come si fa il refresh, che è una cosa semplicissima, con un po' d'acqua, un po' di gel, un po' di prodotto per lo styling che tu utilizzi molto leggero, e vai così per un po' di tempo. Poi dopo, quando diciamo avrai raggiunto un bel risultato con il Curly Girl Method, vedrai che il giorno dopo saranno già belli i capelli, che magari dovrai fare lo styling al quarto giorno, però sarà quello il momento in cui farai lo shampoo. Allora, altre due domandine e poi chiudiamo, ne un bel po', però mi avete fatto tantissime domande. Allora, Chiara trattino basso De Gio, dopo l'impacco di fino greco i capelli sono un po' secchi, li posso rilavare con maschera? Allora, hai ragione. Io che cosa faccio? Dopo che li ho sciacquati, applico il balsamo, un bel po' di balsamo, lo faccio stare circa due secondi, che lo faccio stare un po', e lo pettino i capelli, e lì vedrai che sono veramente morbidissimi. Allora, Air Carly, quando ci parli del famoso calendario dell'avvento, hai ragione completamente. Aggiornamento, non me l'hanno mandato, continuo. Cinnamon 3290, mi diresti la marca di shampoo e purificante che utilizzi? Allora, di shampoo Lopu ne utilizzo vari, ma da poco sto utilizzando quello di Love Beauty and Planet, però all'olio, come si chiama, Karité Shea Butter. E il purificante, quello della BioPoint, lo shampoo micellare, quello mi sta durando un bel po', anche perché considerate che lo faccio una volta ogni 15 giorni. Allora, Vane trattino basso Bartolucci, quando lavi i capelli ti basta una sola passata? Sì, una sola passata. Come si asciugano? Allora, Cicconi Silvia, come si asciugano i capelli con il diffusore? Allora, detto così, non te lo posso dire alla veloce, però l'unica cosa che devi fare assolutamente, non li devi toccare durante l'asciugatura, e ti lascio qui nell'info box un video in cui asciugo i capelli, per diciamo la tecnica per asciugare i capelli senza il crespo. È veramente un'ottima tecnica, non perché lo dico io, ma perché il risultato è così. Giorgio trattino basso Federico, immagino, non lo so perché anche qui ti ho tagliato, mi dispiace. Utilizzi l'Olaplex? No, non l'ho mai utilizzato, non ne trovo il bisogno ora di utilizzarlo. Aspetta un attimo, non lo trovo il bisogno di utilizzarlo, perché comunque l'Olaplex dà dei risultati quando i capelli sono realmente danneggiati. I miei capelli, devo dire la verità, sono sani, nonostante io abbia la decolorazione. Però ci metto molto impegno nel curarli, però non lo utilizzo e non l'ho utilizzato. Se hai dei capelli veramente, c'ho qui un brufolo, se hai dei capelli veramente sfibrati, decolorati e così, l'Olaplex numero 3 può aiutarti. Allora, altre due domandine e finiamo. Allora, Tani trattino basso 95. Prodotto styling da utilizzare nel Curly Girl Method e che si trova al supermercato. Allora, ci sono tanti prodotti per lo styling che puoi trovare al supermercato. Tra i migliori ci sono i gel e le spume. Io preferisco il gel. E trovi quelli della Garnier, che sono abbastanza approvati quasi tutti. Quello che mi piace particolarmente è Hard Cemento, che ultimamente ricomprerò, che magari proviamo insieme.
alcuni della Taft, però devo dire quelli non li ho mai provati, mi sono sempre sembrati più da uomo. E poi, mi hanno consigliato, però non lo so, non l'ho mai provata, la crema della Nivea, sì, Nivea Cars. E questo comunque ci sono vari prodotti. Ho fatto un video apposito dei prodotti da supermercato adatti al metodo. Sono due, te li lascio tutti e due qui nell'info box. Raga, chiudiamo perché veramente mi avete fatto tantissime domande, però sicuramente diciamo, riprenderò e risponderò ad altre domande. Se avete altre domandine, curiosità, mi raccomando, lasciatemi tutto qui nell'info box. Anzi, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram perché anche lì vi rispondo. Faccio magari una volta qui e una volta lì. Detto questo, ti lascio al prossimo video. Ti mando un bacione. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Bacione, ciao!